Diciamo che in realtà i dati, lo scenario che si prospetta mi pare che sia quello più probabile, che quello del ballottaggio che avevamo previsto anche prima. E io però sono molto cauta, devo dire la verità, perché ancora molte sezioni mancano, molti dati sono ancora molto oscillanti, mancano sezioni anche importanti per il centro-sinistra, quindi insomma ci terrei a commentare soltanto alla fine. Quello che mi pare in questo momento perlomeno evidente è che il centrodestra, che aveva schierato la Presidente del Consiglio, quasi tutti i ministri che sono venuti giù, non sono la maggioranza di questa città. E questo è un dato, la sinistra, tutta la sinistra è maggioranza. Ma dove dovesse profilarsi il ballottaggio, con quale forze politiche potreste avviare un primo dialogo anche in ottica apparentamente? Allora, adesso diciamo abbastanza prematuro e ripeto, voglio essere molto cauta perché fino a quando non si consolidano i dati tutti gli scenari sono aperti. Però abbiamo sempre detto di essere molto aperti, diciamo così, a quelle detto in particolare in molti confronti, aperti a tutte quelle forze che per sensibilità, per appartenenza, anche per alcune posizioni che ci vedono vicini, e insomma possono dare un contributo al ballottaggio. Rispetto ai dati ufficiali invece che stanno arrivando, quali sono quelli in vostro possesso? Cioè la forbice si è ristretta un po' tra i due schieramenti? Ma io più o meno quelli che ho visto sono abbastanza simili, diciamo tendenzialmente sono simili, però ripeto, mancano tantissime sezioni, mancano tantissime, diciamo, quartieri, aree, no? E quindi magari in alcune zone va più forte il candidato di centrodestra, in altre andiamo più forti noi, bisogna capire un po' alla fine come questo, diciamo, si bilancerà. Le chiedo se il trend è confermato, il centrodestra sembrava essere più forte nelle frazioni, mentre il centro-sinistra tenere meglio in città, in centro. Questo non glielo so, adesso l'analisi così puntuale io non l'ho fatta, devo dire la verità, anche perché nelle sezioni che sono state già scrutinate, in centro o nelle frazioni o anche in altri quartieri tipo il Pinocchio, Brecce Bianche, anche se ancora non sono state ufficializzate, e i dati non sono completi, no? Magari quelli di una scuola, c'è una sezione ma non ce ne sono altri tre, e quindi insomma si fa un po' fatica a fare un'analisi puntuale, quella la lasciamo insomma a domani. L'ultima poi lascio ai colleghi, Silvetti poco fa ha detto per noi vincere al primo turno era un sogno, poteva essere un sogno anche per il vostro schieramento, quello del centro-sinistra, o pensavate che la partita sarebbe stata un po' in salita? Ma noi sapevamo perfettamente che il centro-sinistra non schierava solo la coalizione a mio sostegno, ma anche altre forze del centro-sinistra, quindi che la situazione fosse in salita era abbastanza scontato, no? Detto questo, tutti lavorano in realtà per vincere al primo turno, insomma noi molto con le proprie forze, di là molto con le filiere che venivano da Roma, e insomma il metodo è diverso, ma ognuno aveva le proprie aspirazioni, no? Anche se questo è sempre stato lo scenario che abbiamo visto più probabile. Qual è il sentore, al di là dei numeri e delle percentuali, proprio umanamente, la giornata di oggi? Una giornata intensa e tesa, devo dire, perché chiaramente, no, siamo in attesa, insomma mi è capitato anche recentemente, no, con le primarie, di vivere lo stesso clima e lo stesso spirito, è sempre un momento, sì lo dico umanamente, insomma un momento di tensione evidente, no, perché uno mette a frutto tutto quello che ha fatto in questi giorni. Dopodiché stamattina mi sono riposata come non riuscivo a farlo